Benvenuti a Cosa Bevo Oggi. Oggi vi presentiamo una delle aziende più famose per lo spumante in Italia, la Ferrari. Abbiamo il capo area che è Lois Kelly e Don Adoni Alberto che è rappresentante qua a Bergamo. Scambieremo quattro chiacchiere con loro e iniziamo con Kelly che ci spiegherà le tipologie dei vini. Per quanto riguarda questi prodotti che andiamo a vedere assieme, andiamo a vedere partendo da quanto riguarda il Maximum Brut, che è il nostro prodotto, diciamo, come tutta la carrellata per quanto riguarda la ristorazione. Il Maximum Brut è l'unico non millesimato di questa carrellata, che fa comunque 42-48 mesi sui lieviti, ha un Blanc de Blanc 100% Chardonnay ed ha una pressione leggermente inferiore a differenza degli altri prodotti che andremo ad analizzare, proprio per stato studiato per la ristorazione. Quindi un prodotto un po' più genuino, un po' più semplice per poter elevare anche e valorizzare quello che è la cucina che si va ad assaggiare. Poi andiamo ad assaggiare per quanto riguarda il Perlè. Perlè è un po' il nostro principe dell'azienda Ferrari di Lo Chianti, degustiamo, lo che poi andremo ad degustiamo. assaggiarlo. Abbiamo il Perlè che è il nostro millesimato. Questo viene usato solo viene prodotto Perfetto. solo con le uve di proprietà della famiglia Lunelli. Questo è un prodotto importante, circa ne produciamo 600.000 bottiglie all'anno, quindi sempre 100% Chardonnay. Abbiamo anche la versione rosé, che è il Palais Rosé, che questo fa 80% di Pinot Nero e un 20% di Chardonnay. Poi abbiamo anche la versione del Blanc de Noir, che è l'ultimo nato della casa Ferrari. Questo qua fa 100% quindi Pinot Nero, perché è un Blanc de Noir, quindi vinificato in bianco. Poi abbiamo la Riserva Lunelli. La Riserva Lunelli, questo è un prodotto che prende il primo, che prende il nome anche dalla famiglia, che appunto adesso è di proprietà. Si fa un vino come veniva fatto appunto negli anni 50. Negli anni 50 non c'era ancora l'acciaio che per fare la prima fermentazione, ma si usavano dei tini di legno, appunto si usavano delle vasche in cemento. Allora appunto con Lunelli si è andati a riprendere un po' il concetto come si faceva una volta, e si fa la prima fermentazione, quindi rimane dai 6-8 mesi, in tini di legno da 40 ettolitri di botti austriache, per poi la seconda fermentazione logicamente in bottiglia, com'è per quanto riguarda tutto il metodo classico. Poi abbiamo Giulio Ferrari, che poi questo è il nostro un po' re, se questo era il principe, questo è il re degli spumanti, posso dirlo con orgoglio, in Italia. Questa è un'annata 2001, quindi pensate, sono 12 anni che rimane sui lieviti. E questo viene solo da un appezzamento che si chiama Maso Pianezza, che si trova a circa 500-600 metri sul livello del mare, e solo da lì viene esclusivamente Giulio Ferrari. Ah, cosa va bene adesso? Ma per noi il Ferrari Perlè è sempre stato un po' indicato anche per quanto riguarda l'aperitivo, che è uno dei prodotti per noi importanti per l'aperitivo, però un po' a tutto pasto, logicamente non andando verso quel dolce, perché magari lì andiamo ad assaggiare quello che riguarda anche il demi sec o altri prodotti per quel concetto lì, un po' però a tutto pasto per quanto riguarda anche con dell'ottimo pesce, E al naso quindi pure è molto questo. fresco, dai. Allora, al naso questo è fresco e quindi si sente anche un po' di profumi di mandorle, di mela, che è un po' la caratteristica anche che contraddistingue il nostro Perlè. Quindi questa è l'omogeneità del Perlè che si trova in tutti gli anni, anche delle caratteristiche molto simili per avere un gusto che anche il consumatore si identifica. Quindi anche se cambia annata, però si identifica in quello che riguarda il prodotto Perlè. È inutile dire che è molto equilibrato, che è molto fine, perché mi sembra molto banale per un prodotto come Ferrari. Io sento dei sentori, vediamo Beh, allora, la mela e poi anche dei lieviti che si trovano all'interno del Perlè. Un po' sia al naso, ma anche in bocca un po' la mandorla, questa che arriva come retrogusto un po' finale, un po' nella Una bella persistenza caratteristica, una che si bella sente. persistenza. E comunque, grande equilibrio. Bel brindisi e Evviva arrivederci la alla nostra. nostra Grazie visita in Trentino. Paolo. Grazie e da Cosa Bevo Oggi, un arrivederci a Trento. Evviva. A Trento. Grazie.